Nuova puntata di Chef in Cucina, oggi con immensa felicità vi saluto dalla Costa dei Trabocchi, lo vedete, siamo all'aperto, finalmente la stagione ci consente di poter lavorare all'aperto e torna insieme a noi da questo splendido giardino, perla veramente della Costa dei Trabocchi, il nostro chef Marco Caldora, che ci è mancato veramente tanto ultimamente. Eh sì, mi sono un attimino assentato, perché tra tutte le varie preparazioni, poi il giardino è bello quando si arriva al ristorante, però c'è anche un lavoro poi precedente. E poi ecco, l'importante è ricominciare e stare assieme a voi. Sì, è sì, vero, sì. Finalmente la ristorazione sta ripartendo, noi non possiamo che essere felici di questo, perché veramente tutti noi non vedevamo l'ora di tornare a mangiare al ristorante, a maggior ragione in una location meravigliosa come questa, quando si sta all'aperto, fronte mare, ma questo vale anche se si parla di montagna. L'Abruzzo è meraviglioso, ci offre degli scenari, dei paesaggi veramente suggestivi, e quindi questa è la stagione migliore per poterli vivere. Ma sì, veniamo alla ricetta di oggi. Come sempre Marco ci ha abituato a delle ricettine facili che possiamo rifare a casa, e sono curiosa di scoprire il piatto di oggi. No, ci tengo particolarmente appunto a fare delle cose facili, anche se possono sembrare complesse, possono sembrare difficili quando le vediamo finite dentro un piatto, però a me piace appunto dare farlo vedere che sono cose semplici, fatte bene, veloci nel senso il tempo che ci vuole, però ecco, tutta questa difficoltà non ci sta, quindi mi metto sempre nei panni, sai, Jennifer, di chi sta a casa, la signora che c'ha l'ospite, che c'è l'amico, e allora di fargli fare una bella figura. Perché a volte sono veramente quei piccoli dettagli che fanno la differenza. Noi siamo qui per questo, per cercare di offrirvi delle idee, degli spunti, dei piccoli segreti, mettiamola così, che veramente con poco vi consentono di migliorare un piatto. E allora, oggi di che cosa si tratta? Sì, oggi facciamo un moscardino. I moscardini sono quei polipi, quelli piccolini di nostrane locale, che adesso il mare ci sta regalando proprio. Io dico sempre, la primavera e l'autunno sono sia per la campagna, per l'orto e per il mare, sono i periodi in cui proprio riusciamo ad avere l'esplosione di sapori, di varietà e di tutto quello che la natura ci offre. Quindi facciamo sto moscardino, è un piatto va servito freddo, e l'unica cosa che richiede tempo appunto è la cottura, ma tempo tra virgolette. Noi qua abbiamo fatto una cottura in sottovuoto a bassa temperatura, che è semplicemente un sacchetto del sottovuoto, quelli adatti alla cottura. I moscardini vengono messi dentro questo sacchetto con uno spicchio d'aglio e un rametto di prezzemolo, e viene messo in una pentola, ci regoliamo a occhio, sì, noi abbiamo magari dei macchinari, delle attrezzature particolari, ma anche a casa, l'importante è che non bolle, proprio acqua calda. Okay. Lo facciamo stare un'oretta e mezza, a due ore, in questo sacchettino, e qui vedi, abbiamo tutti i liquidi di cottura, e qua non andiamo a buttare niente. Fatto questo, quindi l'importante è, ripeto, che l'acqua non deve bollire, deve semplicemente... essere calda. Apriamo il sacchetto, tiriamo via i moscardini, che sono tenerissimi adesso, che sono tenerissimi proprio, guarda, questo noi non gli dobbiamo fare niente perché sono già cotti, abbiamo messo già un pizzico di sale, abbiamo messo tutto qui dentro, quindi c'è tutto praticamente, e sono solamente da condire con un filo d'olio perché sono cotti in questa maniera proprio, quindi già così volendo li potremmo mangiare se in caso i signori non hanno la macchina sotto vuoto, anche un sacchetto aperto e messo dentro, l'importante è che non, l'acqua non entri dentro il sacchetto. Poi quest'acqua... facciamo la maionese, te lo stavo per sì, dire. Sì, questo è oro colato. Quindi non lo buttiamo quest'acqua, ce la teniamo noi in questa maniera. Anche perché verrà una maionese molto molto saporita e che sa proprio di mare. Quindi Infatti, guai buttare quest'acqua, mai farlo. Mai, perfetto. I moscardini, giusto un filetto d'olio che si cominciano ad insaporire. Che profumino che arriva, chef, nonostante siamo all'aria aperta e nonostante siamo distanti, ma i profumini arrivano e come? Stesso, è vero, se ci sono. Allora, per quanto riguarda questa cremina, chiamiamo questa maionese di polpo, abbiamo l'acqua, prendiamo un pimer. Andiamo con l'olio d'oliva, chef? Sì, olio extravergine d'oliva. Ecco qua. E abbiamo questa cremina, questa salsina da condimento. A sto punto prendiamo
Mi passi il piatto già? Certo, ma siamo già pronti per impiattare. Sì, prego. Ecco qua. Quindi ricetta davvero facile, veramente facile. Abbiamo preso delle verdure, dei finocchi, li abbiamo tagliati sottili, le carote, condite semplicemente con acqua e ghiaccio per una bella mezz'oretta e diventano belle croccanti. E... Belle, chef. Quindi tagliate con una mandolina molto sottilmente, molto messe in acqua e ghiaccio per mantenere la croccantezza, danno anche un po' questa forma un po' riccia. Mettiamo anche la nostra insalatina, può essere una misticanza, può essere una riccia. Stai facendo i piatti per la dieta estiva, chef? Perché questo mi sembra anche un piatto molto leggero, perfetto anche per chi fa attenzione alla linea. Infatti, qui abbiamo invece olio e limone, il classico olio e limone. Mettiamo così. Oppa. Condiamo con un po' di sale. Un po' di sale. E ora andiamo con il pezzo forte, con il protagonista del piatto, il nostro moscardino, che ricordiamo abbiamo cucinato a bassa temperatura, sotto vuoto, e abbiamo questo risultato molto molto tenero e anche molto naturale. Devo dire che questo è un piatto perfetto per tutti. Assolutamente, Jennifer. Un concentrato di salute. Assolutamente. Voilà. Stupendo. Prendiamo la nostra cremina con l'acqua di polpo, che andiamo a dare sapore. Sì, questo poi è un concentrato puro. Fa da condimento proprio. Certo. Voilà. Fatto questo, concludiamo semplicemente con un filo d'olio. Ecco. E siamo pronti per l'estate, un piatto estivo, piatto fresco, piatto sano, piatto leggero, anche per chi magari in questi giorni è a dieta e anche per chi non lo è. La dimostrazione che in cucina per mangiare bene, di gusto e sano, è una cosa che si può fare. Non significa che per stare a dieta dobbiamo mangiare male o dobbiamo rinunciare al gusto. Questo è un piatto, secondo me, dietetico. Ora, io non sono una nutrizionista, ma sono certa che chi ci sta seguendo, se c'è un nutrizionista, sarà d'accordo con me. Perfettamente bilanciato ed equilibrato. Grazie, chef. Grazie a voi e seguiteci sempre su Rete 8. E adesso che facciamo? Andiamo a casa dei nostri amici, Quattro Santi, vediamo che cosa stanno combinando. E alla fine sono riuscito a vedere l'ultima puntata di Dawson Creek, finalmente. È stato impegnativo. Sei nel provvisore di serie, hai visto Rob? Sì, bellissimo. Hai perso. Ma che c'è? Mica stavamo a giocare, scusami, che hai perso? Zitti un attimo voi due, sta a fare chef in cucina, sta a fare la ricetta quella che interessa a me. Vado a prendere carta e penna e me la devo segnare. Non so se voi avete questo problema, ma io avendo due bambini a casa... Scusami, visto che stai in piedi, mi prendi un po' d'acqua? Mi piace vedere questi video. Prendi tutta la bottiglia, dai. Giovanna, scusami, che stai in piedi, mi prenderesti anche la birra sul tavolino, per cortesia? Scusami, Giovanna, scusa, visto che stai in piedi, mi prendi un cuscino, perché c'ho un po' di mal di schiena, grazie. La ricetta? Te lo andrò qua, no? Pensavo a me. Giovanni, scusami, visto che stai in piedi, perdonami, le patatine. Le patatine? Te la scrivo io, tranquillo. Giovanna, scusa, visto che stai in piedi... La coperta, cuscino e coperta, ci vuole cuscino e coperta, certo. Grazie. Senza cuscino. Giovanni, scusami, giacché che stai in piedi, prenderesti la chitarra? La chitarra? Sì. La chitarra. Ti ringrazio, scusami, No, no, la ricetta... No, non ti preoccupare. Giovanni, visto che Visto che voi due state seduti, perché non balzate per andare a fare?